io devo fare un ragionamento politico, che poi è la verità. Oggi la questione politica, tecnicamente avvicinato bene il consigliere politico, la decisione dei costi, lo spettro del denaro e quant'altro. Quindi, Presidente, dove sei? Perché non scappare, non è importante. È importante perché tu, questa è la conseguenza. Fa piacere che c'è la stampa, fa piacere che c'è sempre la ricoperta di bravo. Hai avuto l'ardire in questo comune di permettersi di festeggiare il sindaco Casillo. Perché dico questo? Poi la verità è questa, Tommaso. Questa è la percezione che il Partito Democratico ha presentato un documento di dirigente. E quindi questa è una ripercussione all'interno della maggioranza, è una questione politica, non tecnica. E ben ha detto l'amico Corizio che oggi si sta utilizzando il Presidente del Consiglio e dopo mi dico perché. Bene ha fatto stamattina l'assessore Casillo, perché quando lui nel suo intervento dice io sono un riferimento, io sono un riferimento per la città, per questa maggioranza, io l'ho sempre riconosciuto questo, che tu sei il vero riferimento, tu sei questo, io ti rivolgo, tu sei figlio della Presidente, non la chiamati, non tu sei il vero riferimento di questa amministrazione, e quasi se fosse diverso. Ebbene, io dicevo perché, perché poi a me piace parlare con le carte, con i fatti, perché si sta sfiduciando il Presidente del Consiglio? Perché questo è un atto del Presidente del Consiglio, questo è un atto del Partito Democratico. Il 1° agosto viene fatto una conferenza di capogruppo dove l'opposizione non partecipa e dove in questa conferenza c'era il sindaco, il presidente Puccio, Marigliano, che fa il capogruppo del Partito Democratico, il FLI, il rappresentante del capogruppo Orcortese, Marco Colucci, in rappresentanza di Mediantino, Italia Saloni con l'amico Raffaele Vedrone e il capogruppo, ahimè pure tu, hai una regolazione perché si è permesso di ritirare il Consiglio Comunale, non Salvatore Iudice, il capogruppo dell'APE. In buona sostanza, che dice che questa riunione, che dice c'è tutta la maggioranza di questa riunione, e dico, l'hanno mandato, dopo l'ampia discussione dei commissari, preso atto della difficoltà a operare con il vigente regolamento, convengono di dare mandato al Presidente del Consiglio di investire la questione dell'ufficio di Presidente, costituito dal Presidente e dai consiglieri comunali, Emilio Polizio e Massimo Iucci. Noi per statuto, io e Emilio Polizio, io sono stato il candidato di ballottaggio presso, tu eri consigliere già, cioè il più votato, facciamo parte dell'ufficio di Presidente. Quindi la maggioranza tutta sta mandando al Presidente del Consiglio a rivedere e a riformulare il regolamento delle commissioni consigliari. Quindi non è né un atto dell'ufficio di Presidente, è un atto della maggioranza che ha dato mandato al Presidente del Consiglio. Che cosa succede? Il 13 settembre facciamo un'altra conferenza di lavoro dove all'interno di questa conferenza che stavamo ovviamente a qualche giorno al Consiglio Comunale, il primo Consiglio Comunale su questo tema, ci sono alcuni interventi dove lo stesso Cervone Pugliese, addirittura l'amico Pugliese stigmatizza la divisione della maggioranza rispetto a un atto proposto dal Presidente, cioè l'amico Pugliese e Cervone d'altro dell'opposizione, giustamente vengono queste diatribe all'interno della maggioranza, perché lo stesso giorno l'API, che aveva dato mandato nel mese di agosto al Presidente del Consiglio di modificare il regolamento, presenta un documento, ma dice no, noi non siamo d'accordo sulla modifica del regolamento. Questa modifica noi siamo d'accordo sulle vecchie commissioni. Quindi che cosa c'è? Una parte dell'opposizione conviene quello che dice il partito LAPI, il partito del senatore Casillo. E lo stesso una parte dell'opposizione stigmatizza questa divisione. Dice no, noi dobbiamo andare in Consiglio Comunale e dobbiamo
tutta l'opposizione, quel giorno addirittura metteva a umiliare il Presidente. Il Presidente, quando non hai la maggioranza su questo atto. E noi dicevamo, no, andiamo in Consiglio Comunale e vediamo quali sono come le minacce all'interno della maggioranza stessa. Che cosa succede? All'improvviso, il 22 settembre, il gruppo dell'opposizione, una parte del gruppo dell'opposizione che oggi tra l'altro si è avvenuto e ha visto bene qual era il regolamento di parte, il diritto, diciamo, del cambiamento, presenta un documento che in buona sostanza dice quello che dice l'altro. E questo però ci deve stare avviando un'altra cosa. In un, nel primo Consiglio Comunale, in tutta l'opposizione, che oggi dobbiamo chiarire, ci chiariamo i problemi, diciamo, la maggioranza, o che chiariamo che ovviamente sta utilizzando il Presidente del Consiglio, ma chiariamo anche delle dinamiche particolari che ci sono all'interno dell'opposizione. Dinamiche che sono la conseguenza di quello che sta succedendo nella maggioranza, che forse gli altri, io l'ho detto sempre al sindaco, non aprire, non fare nessuna campagna qui. Non è che bisogna sostituire i libelli del PD con qualcuno dell'opposizione. Perché dico questo? Perché in quella sede del Consiglio Comunale, che diceva bene l'amico Polizio, tutti stavano votando il regolamento. Tant'è che tutti gli amici, noi avevamo presentato dei 4 emendamenti di opposizione. Su questi 4 ci sono state accolte 22, quindi un buon risultato dell'opposizione. In quel Consiglio Comunale l'opposizione stava determinando un percorso nella modifica del regolamento. Ebbene, questi emendamenti erano firmati da Massimo Iorci, Giovanni Del Pre, Paolo Ferrara, Emilio Polizio, Nello Cercone, Nando Costa, Esposito Orlando, Andrea Cavallo e Pasquale Pugliese. C'è il quale concordava in buona sintesi sulla questione della modifica del regolamento. Ebbene, all'improvviso quando si è capito più niente, è nato un trasversalismo su questa questione delle commissioni. Io mi dispiace a Antonio Lanzano, che dico, abbiamo fatto di tutto per trovare la sintesi di stare insieme, di modificare il regolamento, di arrivare all'unità, ecco che ti ho chiesto sul tuo appello quella della sospensione. Purtroppo non c'è, perché c'è una questione politica. Allora sulla questione politica non puoi entrare nella questione tecnica, perché abbiamo tentato di superarlo, facciamo delle modifiche, pensiamo a emendamenti. La verità è che all'interno di questa maggioranza c'è questa dinamica, c'è questa dinamica con il Partito Democratico, più in alto di Ferri, del Partito Democratico, e di conseguenza del Presidente del Consiglio, che in buona sostanza, caro Presidente, lo sai che noi non siamo stati mai amici del passato. Ci siamo trovati, così facciamo parte anche dello statuto, come ufficio di presidente, in buona sostanza qualcuno qua deve prendere coscienza che qualcosa non va, che qualcuno diventa un atto di dignità. Un atto di dignità, abbiamo detto al Partito Democratico quando ha sfiduciato pubblicamente il assessore dell'ultima seduta, quella dei deficienti, e lo dico a te. Purtroppo oggi devo registrare che la maggioranza, tanto è vero che addirittura nella conferenza dei capogruppi ho sentito che c'è un emendamento da parte di 4 partiti, quindi voi siete 5, penso che viene escluso il Partito Democratico, ancora di più questa rottura all'interno della maggioranza e in buona sostanza la sfiducia al Presidente del Consiglio. Grazie. Grazie a lei, Consiglio.